Speciale elezioni 2017, un'analisi del voto uscito dalle urne dell'11 giugno. Oramai lo sapete qual è stato l'esito elettorale. Nella VCO c'erano 7 comuni che tornavano alle urne, quello politicamente più importante su cui appunto il mondo della politica aveva centrato i suoi fari era il comune di Omegna, che per sapere però chi sarà il suo sindaco dovrà aspettare ancora 15 giorni e quindi sarà il ballottaggio a decidere. Chi fra Paolo Marchionni, candidato del centrodestra, e Maurizio Frisone, candidato dell'area che amministrava sino a pochi giorni fa la città, sarà chiamato appunto a ricoprire la carica di sindaco per il prossimo quinquennio. Dunque si va ai supplementari. E per leggere il voto uscito dalle urne, in studio con me un ospite che vi presento, è Andrea Dalla Pina, il direttore di Eco Risveglio. Andrea, ben ritrovato. Allora, la nostra regia, la grafica, ci ha già aiutato a capire qual è stato l'esito elettorale con le proporzioni del voto per quanto riguarda Marchionni e Frisone. Andiamo a rivedere la grafica, così la leggiamo insieme. Paolo Marchionni ha ottenuto il 38,57% delle preferenze, 29,60% quelle incassate da Frisone. E dunque, su questi dati, Andrea, andiamoli a leggere subito. Tu ti aspettavi queste percentuali, questi termini per il voto omegnese? Soprattutto ti aspettavi il duello Marchionni-Frisone? Ma devo dire, personalmente io credo che i dati da cui bisogna partire sono sempre quelli del passato, perché è vero, l'elettorato è volubile, però alla fine ci sono in Italia più o meno delle tendenze per cui esiste un elettorato di cosiddetto centro-sinistra e centrodestra. In questo caso mi sembra chiaro che il centrodestra ha fatto squadra, si è compattato e ha conquistato, diciamo, il pieno dei voti che aveva pieno a disposizione. Facevo due conti sommando i voti dell'altra volta presi da Tomatis e da Bisoglio, che erano due candidati perché il centrodestra correva separatamente, più o meno si arriva a un po' di più dei voti che ha preso questa volta Marchionni, quindi diciamo, tenendo conto che poi l'astensione è aumentata anche in questa tornata elettorale. Però dico, più o meno il centrodestra ha tenuto, e invece è il centrosinistra che non ha tenuto rispetto alla grande coalizione che sosteneva la Mellano, che aveva vinto peraltro al primo turno l'altra volta. Questa volta ha dimezzato i voti Frisone rispetto a quelli che aveva preso la Mellano, quindi evidentemente è stato un voto come dire, negativo, di disillusione di parte dell'elettorato del centro-sinistra rispetto alla gestione di questi 5 anni. Anche perché la giunta Mellano a questa tornata amministrativa è arrivata con un travaglio interno a quelle che erano le forze di maggioranza, no? Più o meno a metà percorso questa separazione con la sinistra ha pesato molto sullo schieramento che poi si è creato alle elezioni. Sì, anche se poi guardando i dati, la sinistra cosiddetta, chiamiamola radicale, o comunque che si rifà all'ideologia comunista che oggi si trova altre definizioni, però sostanzialmente l'altra volta Rifondazione, Comunisti Italiani hanno preso l'11%, questa volta la lista sinistra comune raggiunge a malapena il 3%, quindi insomma lì c'è stato un forte disonamento. Evidentemente la candidatura di Empolesi con la sua lista civica, che proviene da quell'area, ha probabilmente dragato molti consensi, diciamo, di sinistra verso questi, e non c'è stato invece il travaso opposto dal centrodestra verso Empolesi, nonostante nella civica di Empolesi ci fossero figure magari riconducibili in passato al centrodestra cusiano. Ecco, ascolteremo tra poco le voci di tutti questi protagonisti. Intanto andiamo a leggere proprio quello che è stato il dato elettorale per gli altri contendenti, oltre a Frisone e a Marchionni. Pregherei appunto la regia di farci leggere la grafica. Empolesi appunto ha ottenuto il 15,95%, Maria Gabriella Strino il 6,02%, Fabrizio Sbriglia, che era il candidato dei 5 Stelle, 4,63%, Mimma Moscatiello appunto la candidata di sinistra comune il 3,20%, Marco Biali il 2%. Cominciamo subito col sentire le voci dei protagonisti di quello che sarà lo scontro del 25 giugno. Cominciamo da Marchionni. 38,56% al primo turno,
insomma, direi un risultato forse al di là di quelle che erano le più rosee aspettative. Ma direi un risultato eccellente e voglio ringraziare tutti gli elettori omegnesi per averci dato questa fiducia e questo risultato veramente di primo piano. Devo dire che negli ultimi giorni della campagna elettorale ci sentivamo che la città aveva una grande esigenza di cambiamento e devo dire che il risultato di questo primo turno certifica che Omegna ha necessità e ha voglia di cambiare l'amministrazione. 9 punti percentuali di vantaggio in vista del ballottaggio sono tanti. Cosa deve fare il centrodestra per attirare quell'11%, 12% che manca per arrivare a quota 50? Noi dobbiamo semplicemente continuare la nostra campagna elettorale, che è una campagna elettorale con un programma di forte cambiamento. Io mi aspetto che gli elettori che hanno dato fiducia alle liste civiche, per esempio, che hanno fatto anche loro un bel risultato, adesso possano completare l'opera dando fiducia a noi che abbiamo appunto dichiarato di voler cambiare questa città. Maurizio Frisone ha fatto una sorta di appello alla coesione del centro-sinistra e della sinistra in vista proprio del ballottaggio. Cosa risponde a questo appello Paolo Marchionni? Ma io non faccio più ragionamenti di centrosinistra e centrodestra, adesso ci troviamo due nomi sulla scheda, se uno è soddisfatto di Omegna voterà Frisone, se uno ritiene che Omegna non sia stata ben amministrata perché è mal tenuta, perché può dare di più dal punto di vista del turismo, della difesa della sanità e di tutte le questioni che sono aperte, vota Marchionni. Si diceva che la lista civica a tuo sostegno fosse una lista di supporto, alla fine ha preso un 8% significativo, forse questo è un altro dato che ti fa essere molto soddisfatto. Molto soddisfatto, ma io sapevo che era una lista civica formata da persone di qualità, molto in vista in città. Sono molto contento per loro perché hanno fatto una campagna elettorale al mio fianco e si meritano questo risultato. Così come le altre liste, devo dire che hanno fatto un risultato di grande effetto, anche perché per esempio Forza Italia con oltre il 7% si conferma comunque un partito che ha un suo elettorato e la Lega che chiaramente ha fatto un risultato penso storico in città. Allora, tre elementi essenzialmente da questa intervista a Marchionni. Beh, appunto, il dato politico della Lega che rispetto a 5 anni fa raddoppia la percentuale di elettori. Poi è inevitabile, no, che in queste occasioni si tirino per la giacchetta le liste che sono rimaste fuori dalla competizione elettorale. E poi Marchionni che dice non c'è destra, non c'è sinistra, votate per... secondo coscienza chi ha amministrato bene o chi vi propone il cambiamento. Basta, ecco, con un ballottaggio 25 giugno già andate a votare, mi sembra la sfida che dovranno, cioè più che riuscire a convincere quelli che non li hanno votati, bisogna riconvincere quelli che li hanno votati a tornare alle urne fra 2 settimane, visto il periodo diciamo estivo, e quindi secondo me già... Insomma, voglio dire, ieri si è votato con un clima estivo e si è visto anche nel dato del 54% di votanti, quindi in realtà ha votato un omegnese su due, quindi forse un'altra riflessione da fare è questa: nonostante ci fossero 7 candidati, quindi un'ampia scelta, eppure un omegnese su due quella scelta lì non gli va bene, quindi forse anche la classe politica locale qualche riflessione dovrebbe farlo anche su questo. Poi per carità sono dati che sono diffusi a livello nazionale, non è che a livello nazionale ci siano state grandi partecipazioni al voto, però ecco anche questo credo che sia un voto. Quindi secondo me la vera sfida sarà quella di riuscire a riportare i propri a votare anche il 25 giugno. Ecco, peraltro 7 candidati, c'era un ampio ventaglio di possibilità, c'era la sinistra, c'era il centro, c'era il centrodestra, c'era il Movimento 5 Stelle che a Omegna non ha sfondato. Secondo te qual è l'elemento, si è attestato attorno a un 4% il Movimento 5 Stelle, cosa ha pagato il fatto di essere il sindaco poco conosciuto, il candidato sindaco poco conosciuto o il movimento che è poco organizzato in città? Ma diciamo che
quando sono le amministrative poi c'è anche una vasta scelta anche di cosiddette liste civiche, cioè di persone che normalmente non vengono legate ai partiti, agli apparati, e la forza del Movimento 5 Stelle in questi ultimi anni forse è stata anche quella, no? Quella di essere nuovi e quindi non essere associati alla gestione del potere. Quindi laddove poi, come nelle amministrative, ci si trova con altri esponenti non di partito che scendono in campo e magari sono più conosciuti a livello locale, ovviamente questo penalizza poi il voto cosiddetto d'opinione nei confronti dei 5 Stelle. Ecco, allora andiamo a sentire invece ora Frisone che, come sentirete, lancia una sorta di appello a quella che è la sinistra della città. Sentiamo. Il giorno dopo si possono analizzare i dati. Maurizio Frisone con le sue liste ha raccolto il 29,6%. Cosa puoi dire di questo risultato, Maurizio? Ma un risultato che più o meno me l'aspettavo, perché comunque la sinistra, come tutti sappiamo, era disunita. Questa volta invece spero che la sinistra si unisca veramente, perché abbiamo bisogno di un'identità omegnese e di un'omegna solidale. 9 punti da recuperare nei confronti dell'avversario che si presenta con più del 38% al ballottaggio. Come si possono recuperare questi punti? Come dicevo prima, con una sinistra molto più unita. Faccio appello all'Umegna, a quella solidale, a quella che ha voglia di tornare a combattere, come dobbiamo fare. Cos'è che ha funzionato e cosa non ha funzionato nella campagna elettorale, alla luce anche del risultato? Ma un po' il trend nazionale, ha funzionato il partito classico, quindi il PD rimane il primo partito sia del paese che ad Umegna, e quindi il partito tradizionale. Non hanno funzionato le liste civiche, anzi un po' meno. Negli ultimi giorni ci sono state anche delle polemiche, no? Sull'operato della giunta, quanto hanno inciso nel voto degli indecisi? Probabilmente hanno inciso parecchio, ma questo spero che non influirà al ballottaggio, anzi dobbiamo lottare e non mollare. Ballottaggio in cui hai fatto appello all'unità della sinistra, quali possono essere le tematiche che eventualmente possono far consentirvi di racimolare dei voti? Ma quello innanzitutto di invitare al voto i cittadini omegnesi, visto che c'è stata poca affluenza al voto, e quindi invitarli al voto, che già questa cosa è un segno di grande civiltà e di grande unione. Secondo me questo aspetto è stato un po' mancante, lasciare andare un po' per scontato le cose, quindi faccio appello a quelli che danno per scontato, non diamo per scontato le cose. Ci credi ancora, e se sì quanto? Oh, tantissimo, non mollo assolutamente, anzi fino all'ultimo lotterò. Credo a Domenia, sono un cittadino omegnese e voglio che un cittadino omegnese diventi sindaco. Allora, Frisone giustamente deve essere così, ci crede in questa possibile rimonta. Lui accennava al fatto appunto che con un dato che si aggira attorno al 20%, il Partito Democratico rimane il primo partito in città. Per la verità, di partiti in questa tornata elettorale se ne sono visti davvero pochi, no? Non ce ne erano molti presenti sulla scena. Sì, appunto. Quelli tradizionali. Quelli tradizionali sono un po' in sofferenza, soprattutto quando si tratta di amministrative, e quindi devono confrontarsi col fatto di trovare una classe dirigente nuova, perché per esempio nel caso di Omegna inevitabilmente l'eredità Mellano ha pesato su questo voto, e quindi il rischio è che per il PD è che alla fine sia stato anche un voto sull'amministrazione Mellano, visto che alla fine il candidato era il vice sindaco dell'amministrazione, quindi un voto un po' anche all'amministrazione. Per il resto anche i dati degli altri partiti, diciamo, c'è la Lega, come si diceva, che ha avuto questo exploit, ovviamente trainato da una parte dal trend nazionale, da una parte che il candidato della Lega, cioè del sindaco, era comunque un esponente leghista storico della Lega, e quindi senz'altro questa cosa ha voluto dare più forza alla scelta del sindaco. Sembrava essere però la partita delle liste civiche, no? Davvero tante in questa competizione elettorale, e quella che si è piazzata meglio è la lista che appoggiava Mauro Empolesi, Omegna si cambia, con un buon 10,4%, però non sfondano le liste civiche.
Ma il problema è che ovviamente farsi conoscere in poco tempo, perché poi la campagna elettorale, anche se si parte presto, però è quei 2 o 3 mesi, quindi un nuovo simbolo, un nuovo candidato, comunicare. Però loro erano già partiti prima. Sì, erano partiti un po' prima, però un conto è partire come movimento, diciamo, d'opinione, difendiamo l'ospedale, cioè un conto è dire abbiamo un programma, un progetto di governo della città. E su questo è ovvio che soprattutto un elettorato come quello delle nostre zone, che anagraficamente ha anche una certa età, ovviamente prima di, come dire, buttarsi nel nuovo, ovviamente vorrebbe anche capire dietro cosa c'è e testarsi. Per questo a volte, come dire, il simbolo ancora ha un suo valore da questo punto di vista. Ecco, allora sentiamo proprio Impolesi, che non nasconde la sua delusione per il risultato elettorale. E sentiamo che cosa ci ha detto. La terza forza è Mauro Impolesi. Ci si aspettava però di più, perché a un certo punto si pensava potesse arrivare al ballottaggio. Ma sicuramente sì, come ho già detto più volte, pensavamo di fare un risultato diverso, anche perché abbiamo creduto di aver fatto passare un discorso diverso anche in città, una politica diversa e un modo di governare, ripeto, diverso da quello che sono stati i partiti politici in questi ultimi anni. Vedo che i cittadini aminiesi vogliono continuare per lo stesso percorso dell'alternanza, 5 anni centrodestra, 5 anni centrosinistra. Coglieremo i frutti di questi prossimi 5 anni, staremo a vedere, insomma. Siete però una forza che entra in consiglio comunale e quindi potrete far sentire i vostri punti più importanti della campagna elettorale che vi ha contraddistinto. Sicuramente sì, il fatto di arrivare in consiglio comunale comunque è una cosa molto importante, perché il gruppo ha lavorato bene e avremo la possibilità di dire la nostra in città e portare avanti le nostre istanze. Abbiamo tante idee che abbiamo sviluppato in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno, e li metteremo all'attenzione del Consiglio Comunale, sperando che finalmente ci sia un Consiglio Comunale di diversa fattura e non quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, con contrapposizioni tra centrodestra e centrosinistra. Noi saremo positivi fin dall'inizio e speriamo di essere contraccambiati con questo nostro atteggiamento, insomma. Ecco, il futuro prossimo, tra 2 settimane ci sarà il ballottaggio tra Frisone e Marchioni. Il vostro gruppo come si schiera? Noi siamo stati cristallini dall'inizio e lo saremo fino in fondo. Non daremo il nostro apporto a nessuna forza politica. L'avevamo detto già all'inizio della nostra campagna elettorale, manterremo le promesse, per cui niente, non faremo né inciucci né accordi. Noi abbiamo fatto il nostro risultato e questo è, punto. Libertà di voto dunque Impolesi. Sentiamo Maria Gabriella Strino. Maria Gabriella Strino si attesta come quarta forza in queste elezioni amministrative a Domegna. Ci si aspettava qualcosa in più, qualcosa in meno? Ma niente, vabbè, ognuno cerca spera di vincere, vabbè, è normale che sia così. Noto che a Omegna hanno scelto ancora una volta i partiti, quindi sono ancora per i partiti, sono ancora per il voto tradizionale, e per cui noi adesso fuori dal ballottaggio non diamo nessuna indicazione di voto e lasciamo libertà di scelta ai nostri elettori di scegliere chi vogliono loro. Ecco, un dato sicuramente emerge, perché sia voi sia anche le liste di Mauro Impolesi erano ben accreditate e invece non arrivano al ballottaggio, quindi vuol dire che i vecchi partiti funzionano ancora? I vecchi partiti sì, funzionano sempre, perché la gente non è pronta al cambiamento, non ha il coraggio di cambiare, per cui continuiamo così, il volere degli cittadini di Omegna, quindi accettiamo il volere dei cittadini di Omegna. Ecco, accetta il volere dei cittadini, ma si legge una nota di poca soddisfazione per quanto successo nella voce della Strino. Ci sperava lei? Ma questo non lo so se ci sperava di riuscire ad andare al ballottaggio, la vedevo un po' difficile. Certo, sarebbe stato curioso un ballottaggio Strino-Impolesi solo tra civiche, come si sarebbero comportate, no, le forze politiche in questo caso, se avrebbero cercato gli accordi o meno, però siamo a campo della fantapolitica. E allora rimaniamo con i piedi ben saldi a terra, andiamo a sentire il commento del candidato del Movimento 5 Stelle, Sbriglia.
Sinceramente ci aspettavamo qualcosina in più, sapevamo che era una partita molto difficile, ci abbiamo provato, eravamo consapevoli appunto di questa possibilità e ne prendiamo atto, ripartiremo da questi dati. Cos'è mancato a tuo giudizio in questa campagna elettorale, se è mancato qualcosa? È mancato, sicuramente qualcosa è mancato, analizzeremo cosa e non ne prenderemo atto appunto. Cosa può essere mancato? La fiducia sicuramente in noi, probabilmente il gruppo non era molto conosciuto, probabilmente io, può darsi che non fossi molto conosciuto dalla popolazione e questo probabilmente ha inciso sul risultato finale. Ecco. C'erano 7 candidati sindaco. 2 si sono spartiti una grossissima fetta dell'elettorato, no? Forse anche questo è abbastanza sorprendente, perché un po' tutti davamo il Movimento 5 Stelle, Sinistra Comune, l'Astrino, lo stesso Empolesi con delle percentuali più alte. Sì, effettivamente sì, ce lo aspettavamo tutti e non è andata così, hanno fatto man bassa di voti i 2 maggiori indiziati alla fine per l'esito, diciamo, per il ballottaggio, ecco. Ripeto, ci aspettavamo qualcosina in più come lista noi e va bene così, eravamo consapevoli e l'abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo accettato serenamente qualsiasi risultato, essendo la prima volta ci può stare. Ecco, immagino che voi non darete indicazioni di voto ai vostri elettori, però ti chiedo quale sarebbe il sindaco migliore per Romegna tra Paolo Marchioni e Maurizio Frisone? Mi riservo di non rispondere a questa domanda, in quanto il nostro movimento preferisce non dare indicazioni di voto a nessuno e lasciamo libera scelta agli elettori, ecco. Andrea, secondo te quanto ha pesato anche in questa competizione così locale la visione nazionale del Movimento 5 Stelle, che inevitabilmente nelle ultime settimane, per i fatti di Torino, per la gestione Raggi a Roma, un po' offuscato è stato il Movimento di Grillo, no? Ma sì, senz'altro questo è un dato che sconta il Movimento 5 Stelle a livello nazionale, non solo Domenia, cioè il fatto che è andato al governo di città di un certo, diciamo, rilievo da poco tempo e ovviamente non ha avuto, come dire, la famosa bacchetta magica di dare un segnale forte di cambiamento, di discontinuità rispetto alle gestioni precedenti. E quindi alla fine uno dice, vabbè, ma il nuovo, ma se questo è il nuovo poi non mi cambia niente nella mia quotidianità, non sapendo, ma questo purtroppo è un limite dell'elettorato, che in teoria quando uno diventa sindaco dovrebbe iniziare a seminare per poi raccogliere i frutti magari dopo 4-5 anni. È un po' difficile pensare di poter cambiare città in pochi mesi. Però tutte le forze politiche ormai vivono così, no? Di consenso immediato, di sondaggio, di risposta, e non si lascia più il tempo alle amministrazioni, destra, sinistra, centro che sia, di effettivamente essere valutate per quello che sono dopo 5 anni di mandato. Andiamo a sentire invece qual è stato il commento della candidata di Sinistra Comune, che sentite nel passaggio più politico, quando dice certo non daremo sostegno alle destre. Un risultato forse al di sotto delle attese? Un pochettino, però rispettiamo quello che è il volere dei cittadini omegnesi, quindi le loro decisioni sono accettate da noi sicuramente. Volevate fare una lista per dare espressione alla sinistra? Allora la domanda che mi viene è questa: c'è ancora bisogno di Sinistra Omegna o alla luce di questo risultato c'è un po' di delusione da parte di chi si colloca proprio nella sinistra? No, non c'è delusione, anche perché questo per noi è un punto di partenza. Quindi anche alla luce di quello che succederà tra 2 settimane, qual è la vostra posizione? Ma ci ragioneremo in gruppo, come abbiamo sempre fatto, come abbiamo fatto il programma e come abbiamo scelto la lista e la linea, diciamo, anche con cui abbiamo condotto la campagna elettorale. Quindi ve lo sapremo dire. Sicuramente noi siamo di sinistra, quindi mai con le destre. Questo è il nostro principio di base, insomma. Quanto è inciso nell'ottimo risultato che ha ottenuto al primo turno Paolo Marchioni il fatto che il centro-sinistra non fosse unito? Ma continuiamo a parlare di centro-sinistra. Allora, a livello nazionale il PD non si può definire più un partito di centro-sinistra, perché sta facendo delle scelte che non sono di sinistra. Magari sono di centro, ma sicuramente non di sinistra. Poi il Mauro Empolesi
che è sempre stato di sinistra, ha fatto una scelta. Noi ci riteniamo l'unica lista di sinistra, forse questo non si è capito fino in fondo. Questo dunque è il commento di Mimma Moscatiello. Chiudiamo la parentesi Omegna, spostiamoci poco lontano a Borgomanero, era l'altro comune importante della zona, del Novarese certamente, che andava alle urne per il rinnovo del suo parlamentino municipale. Qui è stato eletto il sindaco al primo turno, è stato premiato Sergio Rossi che ha ottenuto il 54,15% dei consensi, è l'espressione dell'amministrazione uscente, era in giunta con Anna Tinivella che non si è ripresentata. Corrado Rossi, che invece era il candidato del PD, ha ottenuto poco meno del 12%, Pier Giorgio Fornara 19,88%, Graziella Valloggia si è fermata al 4%, Alberto Cerutti, che era il portacolori della lista Popolo della Famiglia, ha ottenuto il 2,77%, migliore rispetto a domenica la performance del Movimento 5 Stelle con Andrea Fornara che ha ottenuto un discreto 7,31%. Andrea, qui Sergio Bossi non c'è stata partita, eletto subito anche con un buon 54,15%. Sì, sì. No, in questo caso senz'altro è stato un voto anche in particolare alla persona, perché ha preso anche più voti della Tinivella nella precedente elezione, anche sommando i voti della Lega che l'altra volta correva da solo con Zanetta. Per cui senz'altro è un riconoscimento all'amministrazione Tinivella e in particolare a Bossi, che in questi anni ha svolto un po' il ruolo di vice, di pluriassessore, eccetera. Per cui in questo caso c'è stato questo dato e ovviamente ha pesato senz'altro anche il fatto che dall'altra parte il centro-sinistra si è presentato diviso, si è presentato con candidati anche dell'ultimo, tra virgolette, minuto, nel senso personalità non certo particolarmente note per la loro attività politica, eccetera, nel caso del PD, e per cui tanto è vero che il candidato del PD è arrivato terzo, è stato battuto dalle civiche di Fornara. Pier Giorgio, perché invece l'altro Fornara, quello dei 5 Stelle, si è fermato a 7,3, peraltro dato analogo a quello dei 5 Stelle a Borgomanero di 5 anni fa, perché hanno preso 7,8, quindi più o meno diciamo non sono cresciuti, ecco, dal punto di vista amministrativo. Ecco, questo è il quadro appunto per i comuni, per così dire, più importanti dal punto di vista politico. Apriamo ora una finestra invece sui comuni minori dove si è votato. Cominciamo da Formazzo, dove c'era candidato unico, superato lo scoglio del quorum, eletta Bruna Papa. L'affluenza a Formazza ha sfiorato il 75% con lista unica. Come commenta il risultato? Sicuramente si conferma la passione, diciamo così, dei cittadini alla partecipazione a quelle che sono le scelte del comune. Ovviamente la lista unica rispetto all'affluenza degli altri anni è un po' assopito, perché siamo abituati a percentuali sempre molto alte. Bruna Papa affronta ora il suo secondo mandato, come? Allora, sicuramente riprendendo quello che era le tre parole chiave, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione del nostro territorio, si punterà sempre di più su quella che è l'economia trainante, che è quella del turismo, contornata e integrata con le altre economie del territorio, che sono sicuramente quella dell'agricoltura e quel poco ancora di impresa che c'è. Ovviamente guardando molto a quelli che sono i progetti europei, uno di quali è quello, il Passo San Giacomo, con i nostri colleghi svizzeri, sicuramente affiancato a quello che è il sostegno ai servizi, in primis la scuola, l'istruzione assolutamente con le elementari, l'asilo, le medie, quindi supporto a quella che è la crescita di istruzione dei ragazzi, e la sanità, che in questo territorio ovviamente un occhio di riguardo la deve avere. La cosa più urgente per Formazza, che magari non è riuscita a portare a termine nel mandato precedente, ma che dovrà fare assolutamente adesso?
E abbiamo questo progetto Interreg al quale ci crediamo molto, che la, con i nostri svizzeri. Sicuramente un dialogo serrato con l'ANAS per quella che è la manutenzione ordinaria, che è molto carente in questo periodo, e quella che è la manutenzione straordinaria per la sicurezza, per il transito, perché ovviamente le vie di comunicazione sono importanti per quel discorso che facevamo prima anche di afflusso turistico. Ovviamente ANAS negli ultimi anni ha investito veramente tanto, si può vedere la galleria che ha fatto a Formazza, quello che è stata la superstrada, quindi questo ha aumentato in maniera esponenziale il traffico, però a fianco a questo c'è comunque da potenziare quella che è la sicurezza su queste strade, che non è ancora stata raggiunta. Questa dunque la voce di Bruna Papa. Andrea, una sindaca passionaria per il suo territorio. Beh, senz'altro Bruna Papa è un punto di riferimento per la comunità formazzina da tempo, e soprattutto ha una grinta e una tenacia che non le fanno difetto, e spero che riesca poi a portare avanti anche questi progetti di collegamento con la Svizzera, che servono per rilanciare l'economia montana. Progetti davvero importanti. Anche a Druogno, in Valle Vigezzo, questa volta c'era un candidato unico ed era Marco Zanoletti, riconfermato. Come commenta questa sua riconferma qui a Druogno? Penso che il miglior commento sia quello di ringraziare tutti i cittadini che sono andati a ridarci la conferma a noi come amministratore. Il ringraziamento va a tutta la squadra che ha lavorato con me in questo periodo per arrivare a questo risultato. Sicuramente è anche un risultato dovuto alla passata legislazione, quindi vuol dire proprio male, non abbiamo lavorato, ma ci siamo comportati anche un po' come pretende il nostro cittadino e quindi il nostro territorio. Continueremo in questa direzione, quindi stare vicini alle nostre associazioni, vicini ai nostri cittadini, e a guardare il più possibile per il buon funzionamento, la buona fruibilità del nostro territorio, quindi cercare di proteggerlo e conservarlo nei migliori modi. Tutto quello che potremo fare, tutto quello che riusciremo a fare, non sarà solo con le nostre forze, ma spero che continui l'esperienza precedente, quindi che le associazioni, tutte le persone di Druogno, che infatti ancora ringrazio, e secondo me il Comune non è composto solo dagli amministratori, ma da tutti i cittadini, perché tutti i giorni qualcuno ci può aiutare in qualcosa. Questo può essere lo stimolo per far sì che praticamente il risultato dei prossimi 5 anni sia sempre migliore. Quali saranno le prime cose da fare in questo secondo mandato? Le prime cose da fare ce ne sono tantissime, perché abbiamo lasciato tanta carne sul fuoco con l'amministrazione uscente, quindi anche un piacere essere riconfermati, perché vuol dire poter portare a termine praticamente i lavori intrapresi in questi 5 anni passati. E sicuramente è anche importante, secondo me, riuscire a avere più di un'esiliazione, perché con le burocrazie che ci sono oggi, 5 anni penso che un sindaco non potrebbe far molto, invece visto che la burocrazia ha delle lungaggini molto lunghe. Noi penso che un obiettivo unico non ce l'abbiamo, noi abbiamo l'obiettivo di far funzionare Druogno, far sì che sia un comune vivibile e che sia un comune turistico, quindi cercare di portare sempre più turisti possibili a Druogno e renderlo più vivibile per i nostri cittadini. La cosa più importante che secondo lei è stata fatta e che è stata molto apprezzata dai suoi cittadini? Penso che il progetto migliore dei 5 anni sia stata la realizzazione e la messa a norma della scuola. Perché alla fine la scuola è il simbolo, il cuore pulsante della nostra comunità e di tutte le comunità, perché è frequentata dai bambini che sono poi il nostro futuro. Nel Fondovalle si votava Beura Cardezza, qui la sfida era invece a due fra il sindaco uscente Davide Cariggi e la lista Insieme per Cambiare, capitanata da Virgilio Falcioni. Il sindaco uscente è stato riconfermato, soddisfatto per l'esito elettorale naturalmente. Davide Cariggi, secondo mandato, vittoria alle elezioni, soddisfatto? Direi molto soddisfatto, soprattutto per il fatto che la popolazione ha riconosciuto anche il mio lavoro nei 5 anni passati, e di questo, devo dire la verità, sono molto orgoglioso e ringrazio ancora la popolazione per questa ulteriore fiducia che mi ha dato, ecco. E vedrò di non deludere la popolazione. Ecco. Soprattutto una buona percentuale di voti ottenuti? Sì, circa un 70% a 30, sì, questo è più o meno il risultato. Sì. Ecco, mi dicevi prima che l'elettorato di Beura è particolare perché ha una buona percentuale di beuresi residenti all'estero.
Sì, diciamo che il 25% degli elettori a Beura è residente all'estero, quindi il quorum è sempre molto difficile da raggiungere in questo senso. Ecco, quindi il 25%, circa 400 elettori non votano a Beura, perché sono o chi è in Argentina o chi in Svizzera e quindi non vengono a votare, ecco tutto qua. Già in mente la squadra? No, adesso stiamo facendo alcune riflessioni, ma già stasera ci incontriamo e cominceremo a fare i primi ragionamenti. Comunque io devo ringraziare anche i miei candidati, perché sono ottime persone e credo che la popolazione abbia anche visto la squadra che mi sopportava e quindi penso che quello abbia dato anche il suo bel contributo. Quindi c'è una prosecuzione dei programmi già impostati e questa novità che avevi accennato prima delle elezioni della possibile casa di riposo. Sì, su quella lavoreremo alacremente, andremo dritti al risultato, sarà un lavoro difficile e complicato, però noi ci proveremo, ma poi andremo avanti col lavoro svolto fino adesso, abbiamo già tante altre attività e continueremo sicuramente con la promozione di Beura Cardezza, perché è un gran territorio e merita di essere promosso. Ecco. Un'ultima cosa, oltre a Carigi amministratore avremo sempre un Carigi politico con qualche sua punzecchiatura come è avvenuto negli anni passati? Sì, chi mi conosce sa che Carigi non cambia, nel bene e nel male Carigi è sempre stato quello e io anche di questo sono orgoglioso e contento di essere stato rieletto, perché chi mi conosce sa che io sono una persona coerente. E vedremo quali altre sorprese riserverà nel prossimo quinquennio proprio il sindaco Carigi. Andrea, secondo te che tipo di campagna elettorale è stata questa che si è appena chiusa e che cosa ci aspettiamo nel ballottaggio? Su Omegna? Sì. Ma su Omegna direi che non sono, ma qualche colpetto c'è stato, insomma non è stato solo fair play. Adesso che restano in campo solo due, bisogna vedere, visto che si gioca il tutto per tutto, se non mancheranno qualche diciamo, tiro basso, tiro mancino per così dire, e soprattutto come libertà di voto è vero, ma poi sotto traccia gli altri candidati, altre forze politiche, come dire, in Camera Caritatis, quali indicazioni daranno. Secondo me, ecco, una mossa che potrebbe in qualche modo magari smuovere un po' le acque sarebbe se, visto che tanto ormai il voto, le preferenze ai consiglieri sono arrivate, magari dare qualche indicazione sulla squadra di governo da parte di Marchioni, di Frisone, in caso di elezioni, quindi quale potrebbe essere una pseudo giunta che farebbero, magari potrebbe far sì che qualcuno propenda per uno o per l'altro. Aiutare a spostare l'elettorato, insomma, in qualche modo. Allora, proseguiamo con la carrellata sui nuovi eletti. Andiamo a Brovello Carpugnino. Brovello Carpugnino ritornava al voto non per scadenza naturale del mandato, ma perché ci sono state delle vicissitudini legate al suo ex sindaco, e qui la sfida era fra Giuseppe Bono e Davide Inzaghi. Bono ha ottenuto la maggioranza con il 51,26% dei voti, è il nuovo sindaco del paese. Giuseppe Bono si appresta a iniziare il suo terzo mandato da sindaco, i brovellesi le hanno rinnovato la sua fiducia, la loro fiducia, un commento quindi su questo voto. Abbiamo vinto sul filo di lana, però nei comuni piccolini è chiaro che il divario è sempre molto ristretto. Comunque l'importante era quello della vittoria e di conseguenza abbiamo vinto, ben per noi. Insomma. Quali sono le prime cose che farà in questi giorni? Beh, ci sarà un consiglio comunale in giro di una decina di giorni dove nomineremo, la giunta è chiaro, era già diciamo stabilita prima in caso di vittoria. Ci sarà solo la scelta del vice sindaco, faremo le varie commissioni. Se lei intende a livello di lavori pubblici, dobbiamo vedere chiaramente come sono le casse del comune, perché non le conosco. Se abbiamo disponibilità finanziaria, il primo lavoro che noi avevamo in mente è quello del campo giochi, come ho detto l'altra volta, il campo giochi per dotare la frazione di Brovello di un bar
che per noi è un servizio alla popolazione. Poi abbiamo tutto un discorso che seguirà l'assessore dell'orto, che è quello dell'assistenza con le persone anziane, e sicuramente nel progetto Consenso, che è l'infermiera familiare. Questo dunque il sindaco di Brovello, poi si votava anche in provincia di Novara, si è votato a Varallo Pombia dove è stato riconfermato Alberto Piloni, si è votato anche a Divignano dove è stato eletto sindaco Gianluca Bacchetta, sentiamolo. Gianluca Bacchetta è stato eletto con una buona percentuale di voti a primo cittadino di Divignano, un buon successo, diciamo, sostenuto dai suoi elettori. Ma sì, pensiamo che sia stato un buon successo, una bella cosa. Ci aspettavamo magari qualcuno in più a votare, però va bene così comunque. E adesso bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare, diciamo. Quali le prime opere a cui metterà mano? Allora, dobbiamo ancora capire bene quali sono i bilanci comunali, stavamo parlando prima, abbiamo già iniziato a lavorare stamattina con la segretaria comunale per cercare di capire che cosa effettivamente si può fare per dare le priorità a quello che faremo. Domani sera ci incontreremo tutti noi della nostra lista Cambia 20 per Divignano e decideremo un piano di azione, quindi entro fine mese faremo un consiglio comunale dove poi comunicheremo anche queste cose a tutti quanti. Ecco, la lista della Giunta, comunque i suoi assessori li ha già nominati? Sì, li abbiamo nominati, però ufficializzeremo tutto dopo la nostra riunione interna di domani. Comunque il vice sindaco è Luciano Carlano sicuramente. Ecco, lei aveva dato già delle indicazioni, comunque quali saranno le sue priorità secondo quello che è proprio il suo pensare? Un comune interattivo, un comune aperto a tutti dove accetteremo consigli, suggerimenti da parte dei cittadini, quindi la partecipazione vorrei che non si fermi solo a venerdì quando abbiamo fatto una bella festa per finire la campagna elettorale dove sono intervenute 300 persone a mangiare e a bere, ecco, vorrei che non solo perché c'era da mangiare e bere le persone intervenissero, quindi dateci una mano e rimaniamo tutti uniti e andiamo avanti insieme. Questo è l'appello del sindaco di Divignano ai suoi concittadini. Andrea, un'ultimissima battuta per chiudere. Secondo te come finirà la partita omeniese? Come ti dicevo, c'è questa incognita dell'astensione che pesa. È ovvio che oggi è difficile immaginare, se non la parte della sinistra, come ha detto Moscatiello, che non voterà alle destre, quindi se andrà a votare probabilmente voterà per Frisone, quindi sono 200 voti che può portare Frisone in più, però è un 3%, quel restante 6% dovrà conquistarlo tra l'elettorato di Empolesi, Strino e 5 Stelle. Non so se è un'impresa difficile, io insomma non sono un bookmaker, quindi non faccio scommesse, però diciamo, ecco, insomma, che senz'altro qualche punticino in più, cioè con la scommessa pagherei di più la vittoria di Frisone che quella di, nel senso che è più difficile la vittoria di Frisone oggi sulla carta, però certo, le variabili sono tante. E come dissero qualche tempo fa, lo scopriremo solo vivendo, dunque tra 15 giorni ci ritroveremo qui per commentare quello che è l'esito del ballottaggio, allora a quel punto vedremo chi fra Marchioni e Frisone avrà avuto la meglio. Grazie Andrea per essere stato con noi, naturalmente vi ricordo che il tuo giornale dedicherà ampio spazio alle elezioni, no? Certo, ci saranno ovviamente tutti i risultati, le preferenze, i voti sezione per sezione di Omegna, di Borgomanero, dei centri principali, ovviamente i risultati dei centri minori, commenti, scenari di come potrebbero essere anche i due consigli comunali nel caso di vittoria di Frisone o di Marchioni, perché cambierà anche quello, no? La composizione col premio di maggioranza, che almeno lì è rimasto, mentre in Italia non si sa quale legge elettorale c'è, ma almeno nei comuni il premio di maggioranza c'è. E allora non perdetevi le pagine di Ecorisveglio questa settimana, grazie a voi tutti per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi della rete.